che sono, quali sono i soggetti che determinano la politica internazionale di uno Stato? Un tempo erano gli stati, i governi. Sempre più nel tempo si sono affiancati a questi attori governi con i loro ambasciatori che mandavano il messaggio, la nota diplomatica, l'altro governo rispondeva con l'ambasciatore che mandava il messaggio. I capi di Stato non si muovevano secoli fa, si muovevano gli ambasciatori che ricevevano 3 settimane dopo la nota che la portavano all'ambasciatore, al governo del paese, quello rispondeva, Quindi partiva. A questa attività degli stati, dei governi, sono aggiunti tantissimi attori adesso. Le imprese fanno politica internazionale come lobbying per ottenere i loro interessi, ma sono attori, sono delle multinazionali che hanno dei bilanci superiori a quelli di stati medi, non stati piccoli, e quindi pesano nella politica internazionale. Le ONG fanno politica internazionale. Alcune grandi ONG, alcune grandi fondazioni hanno un peso nell'influenzare le decisioni dei governi, le decisioni del mondo che è fortissimo. Le campagne della Bill e Melinda Gates sulla malaria, piuttosto che le campagne sul clima, sull'ambiente. Cioè sono attori che loro, l'ONG come le imprese, impongono agli stati, molto spesso l'agenda, gli stati devono dare una risposta perché queste campagne mobilitano l'opinione pubblica, mobilitano la politica nei singoli paesi e quindi sono attori, sono attori. Oggi anche i Facebook sono politica internazionale, tutto il mondo dei social, delle nuove forme di comunicazione sono strumenti, ma a volte anche attori di politica internazionale, non sono solo dei veicoli, ma nelle loro declinazioni anche non positive. Sono a volte attori, cioè se tu hai uno strumento potente e a volte non controllato che diffonde in paesi che non hanno altri mezzi di comunicazione, fake news, oppure news, insomma, questo cambia l'opinione pubblica in un paese e quindi quel paese cambia la sua postura internazionale e quindi cambia la politica internazionale.